Benvenuti nel mio canale, io sono Marina Cafueri e ciò che vedete è una creatura speciale speciale che ho realizzato in questi giorni L'ho chiamata scacco matto e capirete la motivazione perché sarete voi a scegliere la dinamica degli scacchi, quindi come posizionare gli scacchi sotto in, in centro, e ma lo vedrete nel tutorial e un giacchino. Con, io ho realizzato tre bottoni in, nella, versione, in, nella versione che state vedendo e poi vi mostrerò l'altra versione dove non ho messo i bottoncini e metterò semplicemente una spilla. Questa è la versione con eh, la manica eh, col fiocchettino che poi questo l'ho sempre fatto con lo stesso filato e il tricottino quindi il tricottino tra l'altro come si usa e cosa si riesce a realizzare eh, del tricottino ho fatto anche il tutorial che trovate nel mio canale la manica vabbè con il quale ho fatto anche la collanina la manica guardate allora praticamente adesso lo, lei lo, lo calza in modo diverso Praticamente partendo dal collo abbiamo questa cucitura che tiene aperta la, la parte alta della manica, e poi, man mano, scendendo, vedete, la serpentina va a chiudersi. Dopo vi, vi mostro anche la parte dietro, però eh, voglio ehm, subito dire a che questo progetto va bene sia per le principianti, perché credetemi è facilissimo, basta semplicemente seguirmi in tutte le parti perché è un tutorial completo fin al bottone, ok? Che per le esperte, ovviamente, perché il risultato che vedete è un risultato molto, a mio parere, molto, molto, molto raffinato. Un altro progetto dove uso la stessa tecnica ma risultato assolutamente diverso. Amo questa tecnica proprio perché non dobbiamo preoccuparci di fare nessun calcolo, nessun tipo di calcolo. Quindi tutto ciò che io vi chiedo è di iniziare il tutorial insieme a me a prescindere dalla vostra taglia. Va bene anche, anche se dovete farlo a una bambina dovete partire insieme a me. E poi, man mano, vi spiegherò come eh, realizzare la taglia giusta per voi e ve lo spiego man mano. Spiegherò come fare la taglia, spiegherò come fare attenzione a questo tipo di punto che si diversifica, quindi anche per te che sei principiante. E vi spiegherò come fare questo bordo, come fare i bottoni. Praticamente, vi spiego tutto. Ci ho messo un po' a realizzare questo tutorial però finalmente posso regalarvelo ora vi mostro il retro eccolo qui questo è il retro del nostro lavoro come vedete ho fatto sempre una chiusura decorativa perché mi piace proprio poi man mano sparisce quasi ok mi piace proprio eh, la decorazione la chiusura con decorazione eh, decorativa Vedete le maniche? Le maniche poi, tra l'altro, adesso vedrete anche l'opzione 2. Eh, chi ama questo tipo di manica può farlo così col fiocchettino, altrimenti la si lascia senza fiocchetto. Ok? E vedrete la versione senza fiocchetto. Quindi, questa è la versione del retro della nostra, del nostro giacchino scacco matto. Sarà divertente poi vedere chi lo farà con gli scacchi messi in modo differente. Ribadisco: ecco questa qui, forse lo notate di più, la, sopra la spalla avrà questa, questo incrocio di, di, di fili che ovviamente faremo insieme. Okay? E man mano che scende, l'incrocio diventa sempre più piccolo fino quasi a scomparire quindi eh, vedete la decorazione parte proprio da vicino allo scollo e man mano scende questa è la versione dolcissima con il lorena senza i bottoncini questa l'ho fatta in modo sempre uguali identico al tutorial non cambia eh, però cambia il fatto che non ho messo i bottoncini come vedete non ho messo i bottoncini, ovviamente gli scacchi si vedono molto di più perché è un colore chiaro. Non ho fatto la chiusura aperta, come avete visto qui, semplicemente farete una chiusura come il retro e la stessa identica chiusura come il retro sarà la manica. Vi spiegherò, tra l'altro mi sono dimenticata di dirvi, vedete la manica senza. E il, il fiocchetto vi spiegherò tra l'altro come eh, ridurre la manica come ampliarla praticamente io vi spiego proprio tutto ragazzi vi spiego tutto quindi armatevi solamente di uncinetto che andiamo a realizzarla insieme ribadisco non preoccupatevi per la taglia e se sei principiante Guarda, devi assolutamente provare, ti accompagno mano a mano, vedrai che ci riuscirai, provateci, ok? Questa è la rifinitura e adesso andiamo subito al banco lavoro. Buon lavoro a tutti. Scusatemi, non vi avevo fatto vedere il retro. Eccolo qua. Eccolo qua. Adesso andiamo davvero al lavoro. Parto con il tutorial con il Lorena eh, perché volevo finire appunto il cardigan scaccomato con questo colore, ma alla partenza ho notato e eh, di fatto ho dovuto cancellare tutto, ho notato che si notava poco il passaggio, quindi ho cancellato tutto e con questo invece eh, andremo avanti poi dopo. E lo inizio con questo perché eh, la parte fondamentale è proprio la partenza, quindi deve essere precisa la partenza in modo tale poi da farvi andare avanti con il lavoro senza problemi. Scaccomatto, perché? Perché dopo vi farò vedere quando passeremo a questo filato. Questo filato vi farò vedere che potrete scegliere dove mettere lo scacco e in che modo eh, poterlo diversificare. Ok, allora partiamo subito con questo. Bando alle ciance e cerchiamo di capire come spero di eh, spiegarvelo bene. Eh, come iniziare il nostro scacco matto? Ha ah, una cosa fondamentale. Qualsiasi taglia voi abbiate, non temete nulla, l'avrò già detto sicuramente anche nell'introduzione, partite esattamente da questo punto. Man mano vi spiego come andare avanti, ok? Quindi partiamo così. Facciamo un cerchio magico, ve l'ho mostrato più volte nei vari tutorial, come si fa. Io uso un uncinetto 3 con il Lorena, prendiamo il nostro filo e partiamo subito nel cerchio ottenuto con 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Rientriamo nel cerchio e facciamo altre due maglie alte. Totale 3 maglie alte 1, 2 e 3. La prima è calcolata quella con le 3 catenelle. Andiamo avanti facendo 2 catenelle di separazione, rientriamo nel cerchio magico e facciamo nuovamente 3 maglie alte 1, 2 e 3. Quindi abbiamo già due gruppetti da 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e ripetiamo la stessa cosa. 1, 2 e 3 maglie alte con 2 catenelle di separazione. Di nuovo. 1, 2. 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e ripetiamo ancora. 1, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione. Ripetiamo ancora. 1, 2. 3, 3 maglie alte 2 catenelle di separazione ora andiamo a stringere leggermente il nostro cerchio e andiamo a contare dobbiamo avere 6 di questi buchini quindi 1 2 3 4 5 il sesto andiamo a farlo in questo momento quindi indietro perché non andavano le due catenelle quindi ripeto 1 2 3 4 abbiamo in questo momento 5 buchini e 1 2 3 4 5 6 tris ok quindi 1 2 3 4 5 6 tris e 5 buchini adesso facciamo il sesto buchino in che modo filo sull'uncinetto andiamo nella testa della prima maglia alta che è composta da 3 catenelle prendiamo il filo e chiudiamo tutte e tre fili insieme in modo tale da essere in centro al nostro buchino ora stringiamo il nostro foro e così abbiamo la nostra la, la nostra partenza ripeto dobbiamo avere 6 buchini 6 buchini e 6 tris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 che equivalgono ai nostri lati. Ok, partiamo col secondo giro. Da dove ci siamo lasciati? Quindi siamo nel centro dell'ultimo spazio che abbiamo fatto. Andiamo a tirar su 3 catenelle che equivalgono alla nostra prima maglia alta. Entriamo nello stesso spazio e facciamo altre due maglie alte. Una catenella di separazione e nel buchino successivo andiamo a fare aspettate che adesso mi sistemo ecco mi sono sistemata un pochino meglio abbiamo fatto la catenella di separazione andiamo nel buchino successivo e andiamo a fare 3 maglie alte 2 catenelle di separazione Rientriamo nello stesso spazio e facciamo 3 maglie alte. Una catenella di separazione. Entriamo nello spazio successivo e facciamo 3 maglie alte. 2 catenelle di separazione, rientriamo nello stesso spazio 3 maglie alte. Quindi abbiamo un lato, il secondo lato, guardando dove c'è la catenella, un lato, il secondo lato, andiamo a fare il terzo lato nello stesso modo. Quindi una catenella di separazione. Entriamo nello spazio successivo e facciamo 3 maglie alte. Fermiamoci un attimo. Allora abbiamo fatto le 3 maglie alte, fermi. Allora abbiamo uno spazio, vedete qui: 1, non calcolate l'angolo, è eh? 1, lo spazio solo dove c'è la catenella: 1, 2 e 3. E sono i nostri tre lati. Questo angolo dovremo com lo completiamo alla fine del giro. Per ora abbiamo solo due, due angoli già completati. Ora dobbiamo diversificare questo lato. Quindi, per diversificarlo, dobbiamo sempre fare un angolo, ma essendo una lavorazione diversa, quindi non a scacchi, ma una maglia alta su ogni maglia alta dobbiamo lavorarlo in questo modo facciamo sempre questo è il nostro angolo facciamo sempre due catenelle di separazione entriamo nello stesso spazio ma facciamo solo due maglie alte quindi quando inizieremo il lato dove ci sono solo maglie alte come ora vi mostrerò L'angolo andrà fatto in questo modo, ma ve lo spiegherò ogni volta che ci arriviamo. Quindi, questo angolo che, come detto, è questo è incompleto, abbiamo due angoli completi. L'angolo che viene dopo è composto da 3 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. È molto importante questo passaggio. Eh? Allora, adesso. Facciamo una maglia alta su ogni maglia alta che troviamo. Quindi sono questa. Sulla primissima maglia alta, vedete questa è la prima, ho fatto la mia maglia alta. Nella seconda faccio la mia maglia alta. Nella terza faccio la mia maglia alta. E poi devo fare l'angolino, quindi entro nello spazio e faccio solo due maglie alte. Ricordate, nel lato dove ci sono le maglie alte, inizierò perché parte da qui, no? Inizierò e finirò con due maglie alte nello spazio dell'angolo. Poi farò 2 catenelle. Entro nello spazio e faccio 3 maglie alte 2 e 3. Ora questo lato è quello a scacchi, quindi io faccio una catenella, salto nell'angolino, quindi nello spazio vedete sottostante di 2 catenelle e faccio 3 maglie alte 2 catenelle tutti perché questo lato è il lato delle maglie alte piene quindi entriamo nello stesso spazio e anziché fare tre maglie alte ne faremo solo due e poi su ogni maglia alta facciamo una maglia alta come detto quando iniziamo e finiamo il lato delle maglie alte piene, quindi una su ogni maglia alta, dobbiamo iniziare e finire con due maglie alte, quindi entriamo per completare questo lato e facciamo entriamo nello spazio e facciamo le due maglie alte mancanti e poi per unire e quindi chiudere questo lato. Contiamo 1 2 nella terza catenella del, della nostra prima maglia alta. Quindi, proprio in cima, abbiamo messo abbiamo inserito il nostro uncinetto. Anzi, era qua e chiudo tutte e tre le asoline. Rifaccio vedere. Filo sull'uncinetto nella testa della prima maglia alta. Vado a prendere il filo e chiudo tutte e tre insieme. Ora vi specifico bene. Siamo partiti con 3 maglie alte nello spazio, una catenella e abbiamo fatto il nostro angolo composto da 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, una catenella di separazione, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, una catenella di separazione, 3 maglie alte. Quindi a scacchi noi abbiamo uno lo vedete dal buchino uno due e tre lati abbiamo preparato i tre lati per gli, i nostri scacchi e lo vedete dal come dicevo dalla catenella di separazione poi cambiando il tipo di lato abbiamo fatto solo due maglie alte nello spazio all'inizio e alla fine quindi cosa vuol dire che noi come maglie quindi avremo questo questo è il nostro angolo è eh? composto da due catenelle 1 2 3 4 5 6 7 abbiamo sette maglie alte e se voi guardate qui solo per farvi capire il concetto ok se io conto 3 6 e la mia catenella fa 7, quindi abbiamo i lati identici come numero, ok? 7 ne abbiamo qui, compreso la catenella e 7 ne abbiamo qui. Poi abbiamo quindi un lato pieno, un lato a scacchi, quindi con la catenella, un lato pieno. Ok? Quindi il totale sono 1 2 e 3 lati a scacchi, uno pieno. Una scacchi uno pieno, totale 6 lati. Iniziamo il nostro terzo giro. Si parte sempre con 3 catenelle. Rientriamo nello stesso spazio e facciamo altre due maglie alte, una catenella di separazione perché siamo nella parte degli scacchi. E dove c'è lo spazietto, andiamo a fare 3 maglie alte: 1. 2 e 3. Una catenella di separazione andiamo ora nell'angolino e ripetiamo 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, rientriamo dentro e facciamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Siamo nella parte degli scacchi, per quello abbiamo fatto 3 e 3, 6. Ok, dell'angolo. Ora facciamo una catenella, entriamo nello spazio e facciamo 3 maglie alte, 3 maglie alte, nello stesso spazio, una catenella di separazione. E ora andiamo nel nostro angolo, che è questo, e facciamo 3 maglie alte. 2 catenelle e 3 maglie alte. Abbiamo ancora un lato di scacchi, quindi una catenella. Entriamo nella parte centrale dove c'è la catenella sottostante e facciamo 3 maglie alte. Una catenella di separazione attenzione stiamo per arrivare nel lato con le maglie alte quindi le prime tre ho fatto la catenella di separazione c'è sempre nella parte degli scacchi dopo le tre maglie alte c'è sempre la catenella di separazione ora andiamo nel nostro angolo e facciamo 3 maglie alte che 1 2 e 3 perché perché questa parte è il lato degli scacchi, quindi vanno le tre maglie alte. E le catenelle di separazione dell'angolo non cambiano mai, perché sono sempre due, cambia solo quando siamo nella parte compatta, quindi la parte dove sono tutte maglie alte. Quindi completiamo l'angolo solo con due maglie alte, uno e due perché siamo nella parte compatta quindi adesso dobbiamo fare una maglia alta su ogni maglia alta la prima è proprio qui 1 2 3 4 5 6 7 adesso entriamo nell'angolino facciamo 2 maglie alte ok adesso conti a ve le conto sono 2 4 6 8 9 10 11 sono 11 maglie alte ok e qui se voi fate il calcolo sono 3 6 9 10 11 come vedete andiamo di pari passo solo che cambiamo il tipo di eh, il tipo di, eh, di punto ok allora abbiamo fatto le due maglie alte perché siamo nella parte compatta facciamo come detto sempre le due catenelle rientriamo nell'angolo e facciamo 3 maglie alte Perché dobbiamo fare il, eh, la parte con gli scacchi quindi 3 maglie alte una catenella, entriamo nello spazio, facciamo 3 maglie alte, una catenella, entriamo nell'angolo e andiamo a fare 3 maglie alte. Vi fermate un attimo, guardate. Il lato che sta per arrivare è di nuovo compatto, quindi una maglia alta su ogni maglia alta. Ciò vuol dire che io inizierò con due maglie alte nell'angolo e finirò con due maglie alte nell'angolo. Procederò in questo modo. Faccio sempre le mie due catenelle di separazione, però non faccio tre maglie alte, ma ne faccio solo due. Uno, Due. è importante perché se voi mi fate soltanto ed è per quello che non ho iniziato con questo colore poi avevo iniziato anche con questo colore perché avevo paura che non fosse chiaro eh, il passaggio ok quindi se voi mi partite mi fate tutti angoli da 6 quindi 3 da una parte in questo caso 3 anche da questa è ovvio che questa parte sarà più larga perché continueranno a crescere troppe maglie invece le maglie devono essere le stesse sia nella parte con gli scacchi calcolando anche i vuoti e sia la parte compatta quindi mi sto raccomandando perché eh, altrimenti non verrà mai perfetta la, la vostra il vostro cardigan scacchi ok quindi fate solo attenzione all'inizio quando prendete la mano vi viene da solo ed è facilissimo quindi a questo punto dobbiamo fare una maglia alta su ogni maglia alta partendo già dalla prima e quindi ogni maglia alta verrà lavorata con una maglia alta. Così. Quando arriviamo alla fine dobbiamo completare il nostro angolo. Con solo due maglie alte come già detto e per chiudere l'angolo filo sull'uncinetto e vado sulla testa della prima maglia alta, prendo il filo o tre asoline che chiudo insieme e abbiamo completato così anche il terzo giro. giro Andiamo a fare 3 catenelle. Rientriamo nel nostro angolo e facciamo le altre due maglie alte. Abbiamo il lato degli scacchi, quindi una catenella, entriamo nello spazio e facciamo 3 maglie alte. Una catenella di separazione, entriamo nello spazio 3 maglie alte. una catenella di separazione andiamo nel nostro angolino e facciamo 3 maglie alte 2 catenelle di separazione rientriamo nello stesso angolino facciamo di nuovo 3 maglie alte perché stiamo per andare nella, nel lato con gli scacchi ok una catenella di separazione Entriamo nello spazio e facciamo la stessa cosa. Questo è troppo largo. Ok. Quindi sono tre maglie alte, una catenella di separazione, di nuovo 3 maglie alte catenella di separazione entriamo nell'angolo noi diamo già un'occhiata no sì da questa parte ci sono di nuovo gli scacchi quindi io faccio l'angolo come vedo sotto quindi 1 2 3 catenelle 2 catenelle di separazione rientro di nuovo dentro e facciamo 3 maglie alte quindi, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. E ora facciamo i nostri scacchi. Una catenella. Nello spazio, 3 maglie alte. Una catenella, nello spazio, 3 maglie alte. Una catenella nel lo spazio successivo ecco nello spazio successivo dobbiamo fare l'angolo composto ma lo vedete già adesso adesso sarà facile perché voi dovete copiare semplicemente quello che avete sotto quindi si parte con 3 catenelle con 3 maglie alte e sempre 2 catenelle di separazione ma poi se notate sotto abbiamo fatto solo 2 maglie alte nell'angolo quindi rifacciamo esattamente ciò che vediamo 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, poi su ogni maglia alta andiamo a fare una maglia alta. Ogni tanto andiamo in barca vabbè <ride> è facilissimo ragazze è facilissimo ma l'effetto ottico è stupendo dovete solo fare attenzione a quella parte che appunto vi ho mostrato adesso stiamo finendo questo lato quindi andiamo nel nostro angolo e lo finiamo con due maglie alte e lo ripeto lo vedete anche sotto vedete Sotto abbiamo fatto le due maglie alte finali, 2 catenelle, di qua c'è lo scacco, quindi vado a fare 3 maglie alte nell'angolo, una catenella di separazione e entro nello spazio a fare le mie 3 maglie alte, una catenella di separazione, entro nello spazio. E faccio le mie tre maglie alte la catenella di separazione. Entriamo nello spazio, e qui vedete che abbiamo il lato chiuso, e quindi sapete già che dobbiamo fare le prime 3 maglie alte perché da questa parte abbiamo gli scacchi: 2 catenelle di separazione, e di qua invece, solo 2 maglie alte. E poi completerò lavorando una maglia alta su ogni maglia alta. Finisco il lato, il lato pieno con solo due maglie alte e per unirmi, come ormai sapete, nella terza catenella o nella testa della prima maglia alta entro, prendo il filo e chiudo tutto insieme. Non mi piace essere ripetitiva, ma come avete visto, ci sono dei passaggi che, era, che sono fondamentali secondo me ora ciò che dovete fare è allargare è inutile che continuo a farvi vedere perché è, è, è sempre così che si inizia e si finisce e, quello che voi dovete fare è andare ad allargare questo esagono fino a quando non arriviamo all'altezza della nostra ascella sono quei progetti quelle creature che io amo particolarmente perché non c'è, e ve lo ripeto fino ad annoiarvi: non c'è da fare nessun tipo di calcolo, ma proprio nessuno, nessuno. Quando adesso vi spiego meglio eh, come arrivare alla scella, la cosa importante è che voi abbiate capito questo giro, ne faccio ancora uno insieme a voi. E poi qui andrà ovviamente chiuso bene questo la parte centrale ancora uno insieme a voi proprio per essere certa di essere stata chiara. Poi vi faccio andare da soli e vi faccio vedere dove dobbiamo arrivare. Allora, a proposito, non vi ho detto qui quanto sono cresciute le maglie alte, qui nel, nel, nel lato pieno ne abbiamo due calcolando le anche quelle del lato vedete che questa non è la terza eh? è lavorata proprio sopra la prima maglia alta quindi ne abbiamo 2 4 6 8 10 12 14 e una sono 15 se voi fate il calcolo proprio per controllare che siano giuste sono 3 6 9 12 13 14 e 15 quindi per capire se state andando bene se il numero delle maglie piene è corretto basta solo contare quante maglie avete nella scacchiera quindi qui ne abbiamo 3 6 9 12 13 perché qui c'è una catenella 14 e 15 questa diciamo è la prova del 9 ok allora quindi si parte sempre nello stesso modo quindi 3 catenelle poi vediamo un pochino eh Entriamo nello stesso spazio e facciamo 3 maglie alte. In totale, quindi compreso le prime, sono 3. Per formare la scacchiera noi facciamo solo una catenella e nello spazio andiamo a fare 1, 2 e 3 maglie alte. Di nuovo catenella nello spazio 3 maglie alte. 2 e 3 catenella nello spazio 1 2, 3 maglie alte, catenella. Andiamo nel nostro angolino in tripolato, andiamo nel nostro angolino e completiamolo facendo 3 maglie alte. Sempre nello stesso angolo, ovviamente 2 catenelle e 3 maglie alte facciamo l'angolo lato con la scacchiera che si fa sempre con una catenella e si parte con 3 maglie alte nello stesso spazio, una catenella 3 maglie alte nello stesso spazio. una catenella 3 maglie alte nello stesso spazio una catenella e andiamo entriamo nell'angolo e facciamo 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte perché sappiamo già che il lato che sta per arrivare è la scacchiera ok ripartiamo con la nostra scacchiera con una catenella e di nuovo tutto uguale quindi 3 maglie alte una catenella qui vado un po più veloce perché ve l'ho già fatto vedere sempre una catenella di separazione quando siamo nella scacchiera ok poi ecco qui sapete già che stiamo per fare il punto compatto quindi andiamo a fare il nostro angolo con le prime tre maglie alte è vero poi due catenelle di separazione stiamo andando nel compatto quindi solamente due maglie alte che completano l'angolo, ok? E poi partendo già dalla prima maglia andiamo a fare una maglia alta su ogni maglia alta. Filato e colore meraviglioso. Io l'ho completato con il verde, ma mi sono mi sono presa questo colore che davvero è davvero stupendo <ride> e ho preso anche l'altro. È bellissimo anche lui. Adesso ho il verde, il turchese e questo rosa orchidea. Penso sia un rosa. Lo chiamano dark pin. Ok, finito il lato compatto entro nel nell'angolo e faccio solo due maglie alte 2 catenelle e finisco l'angolo con 3 maglie alte perché di qui ho come vedete la scacchiera quindi 1 2 e 3 catenella e vado nel buchino a fare 3 maglie alte Catenella nello spazio 3 maglie alte. Catenella nello spazio 3 maglie alte. Catenella. Qui abbiamo la parte compatta. Quindi entriamo nell'angolo e facciamo 3 maglie alte. 2 catenelle e solo 2 maglie alte da questa parte. Tutte maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Dopo aver fatto l'angolino andiamo a fare tutte maglie alte. Una su ogni maglia alta. alla fine entriamo ora per finire il nostro angolo nell'angolo iniziale e lo finiamo con due maglie alte proprio all'interno chiudiamo l'angolo nella testa del nostro primo punto alto io conto normalmente i 3 le 3 catenelle no? 1 2 3 nella terza prendo il filo, compongo le tre asoline e le chiudo insieme. Allora, adesso sapete come andare avanti, come avete visto è veramente semplicissimo. Scaccomato perché? Aspettate che allarghiamo. Innanzitutto perché voi dovete tenere un il vostro, per esempio, se voi lo volete fare come me, semplicemente scacchi scacchi e scacchi, quindi abbiamo i tre lati messi in questo modo. Prendiamo questi due lati, questi due angoli, li pieghiamo insieme, li uniamo e noi abbiamo questo disegno che adesso ve lo faccio vedere in grande. Questo disegno che è composto dallo scacco sulla manica, lo scacco sul fianco e sul corpo invece le maglie le maglie piene. Ok. Se invece io voglio un altro disegno, semplicemente sposto in questo modo e compongo un disegno diverso che in questo caso diventa pieno sulla manica. Vuoto sulla manica, quindi pieno da una parte e vuoto dall'altra, vuoto nel corpo e pieno sotto. Ok, cioè potete giocare come volete, cioè fare per esempio la zona piena solamente sul sottomanica e fare questa parte vuota, vuota e la schiena magari piena o questo è il davanti. Ecco perché quando io ho. Eh, Ideato questo tipo di cardigan, ho detto: Caspita, io lo chiamerò scacco perché effettivamente lo si può fare in mille modi, mille non esageriamo, però si può scegliere. No, per esempio, ecco questo qui. Io lo sto facendo anche in bianco perché veramente mi piace proprio tantissimo. Allora, guardate cosa deve essere con questo bianco. Poi vi lascio tutti i filati che che vi sto mostrando ve li lascio tutti a parte che vi ho fatto anche la recensione di questi filati comunque ve li lascio tutti perché sono veramente uno più bello dell'altro e voi così potete scegliere assolutamente cosa fare ecco forse così riuscite apprezzate di più la, la differenza no vedete potete farlo in questo modo quindi compatto sotto vedete rimane compatto sotto i due lati bucherellati e qua e davanti diventa così compatto compatto cioè può essere questo il davanti e questo il dietro cioè è divertente capito ci si può veramente sbizzarrire io invece l'ho scelto di farlo in questo modo quindi terrò i le tre parti vedete ci sono le tre parti uguali degli scacchi così prendo i due lati e li chiudo ecco questo è il disegno che ho scelto io allora, adesso guardiamolo in grande. Ecco, questo è il filato che, come vi dicevo, è un filato che tra l'altro non ci sarà più. Eh, L'ho portato anche nella chiacchierata di, eh, di aprile, quindi lo vedete proprio nella chiacchierata di aprile è un filato stupendo veramente veramente stupendo però purtroppo non ci sarà più io sono riuscita a prendere ancora un colore se non sbaglio ce ne sono ancora due di colori uno mh, che è chiaro sul senape che è quello che dovrebbe arrivarmi domani e l'altro sullo rosso aranciato, bellissimi quello che ci sono, secondo me sono da prendere, sia questo che anche il, il Lorena. Bellissimo, quello con la quale abbiamo iniziato il tutorial. Allora parliamo invece di misure adesso. Io qua, come vedete, sono arrivata alla mia ampiezza dello scalfo, quindi il mio scalfo. Che poi attenzione, non è corretto dire così perché qui sopra poi devo fare una decorazione. Quindi io mi sono fermata. Ecco è più giusto dire così: mi sono fermata a 16 centimetri. però il mio scalfo sarà diverso dal tuo e quindi, magari il mio è più grosso del tuo, o il tuo è più grosso del mio. Quindi, la cosa migliore da fare ed è quello che vi consiglio: è quello di mettere delle spille da balia sia da una parte che dall'altra della manica e magari un in centro e provarla facendo attenzione a una cosa ricordate che non sarà finita così ma ci eh, metteremo un eh, metteremo faremo una, una decorazione che parte dalla fine della manica fino alla spalla che sarà di un'ampiezza più o meno di vediamo io l'avevo già provata sarà un circa 3 centimetri 3 centimetri e mezzo quindi calcolate che io lo finirò più o meno eh, più o meno quindi ho 16 centimetri eh, lo finirò più o meno a 19 centimetri compreso la eh, decorazione quindi magari state un pochino più Bassi perché la decorazione e poi eh, facoltà vostra farla un po' più ampia o meno ampia, ok? Comunque io mi fermo a 16 cm, poi allargherò qua sopra con questa decorazione che voglio fare, quando arrivate, appunto, quindi non guardate la lunghezza della manica, la larghezza del carriga, vi fermate quando? Perché ho sentito! un paio di volte eh, un paio di ragazze appunto che mi hanno detto Marina perché la mia manica è troppo ampia perché non vi siete fermate al momento in cui io vi dicevo perché magari guardate la prima parte e non tutto il tutorial invece sarebbe carino guardarlo tutto così non ci sono poi intoppi e non vi trovate soprattutto con una manica che eh, non vi piace così ampia ok quindi e questo è il punto in cui io mi raccomando tantissimo di provare l'ampiezza della vostra manica, più che altro che sia comoda, che non sia troppo stretta perché qui è lo scalfo, questo è lo scalfo e qui ah, ci sarà poi qui ci sarà la nostra spalla. Quindi da qui a qui io devo calcolare che di, di starci bene e comoda. Magari mi tengo un pochino un pochino più sotto con i centimetri perché sappiamo già che dobbiamo fare circa 3 centimetri di decorazione qui lo lascio aperta ma l'avete già vista no la decorazione che voglio fare quindi sapete già che qui ci sarà la, la chiusura fatta a zig zag più ampia quindi mi si vedrà bene tutto il braccio nella parte una parte piccola di braccio nella parte superiore quindi voi siete andati avanti né più né meno come io vi ho mostrato e siete arrivate quindi alla parte e all'ampiezza dello scalfo a questo punto non cuciamo la manica ma segniamo la manica cioè facciamo in modo di non lavorarla quindi metteremo dei, dei marcapunto in modo tale da non lavorare più la nostra manica Okay, dobbiamo capire che da qui in poi non va lavorata, quindi teniamolo fermo. L'abbiamo provata, mi raccomando, abbiamo provato questa parte. Sappiamo, ecco, scusate se mi ripeto, ma poi mi ritrovo sempre con gli stessi, gli stessi discorsi. Allora, abbiamo provato la manica. Adesso dobbiamo pensare non più alla manica. Non ci pensate più, dobbiamo pensare ad allargare il nostro cardigan. E in che modo lo allarghiamo? Non unendo le due parti, non dobbiamo unirlo, perché la lavorazione finale andrà fino vicino al collo. Quindi dobbiamo lavorarlo in questo modo: anzi, ve lo faccio vedere perché è semplicissimo. Ora partiremo insieme da questo punto dove sicuramente siete anche voi, comunque se non se siete magari se il filo vostro è qui, tagliatelo e ricominciate, ma se avete, se siete partite con me, vi ritroverete in questo punto qui, sempre nel punto centrale da dove noi uniamo le due parti. Allora, noi adesso partiremo da questo lato qui solo per farvi capire dove siamo siamo vicino non siamo vicino al collo ma verso il collo ok quindi faremo tutta l'apertura davanti lavoreremo tutta l'apertura davanti facciamo il nostro angolo lavoriamo la parte sotto giriamo e andiamo nella metà dietro e ci fermiamo da questa parte ricominciamo da questa parte scendiamo giù lavoriamo il sotto lavoriamo il lato davanti e ci fermeremo qui qui proprio sopra ok quindi non dobbiamo chiudere la parte che va dalla manica alla, alla spalla ok detto questo questa era la teoria andiamo a fare la nostra pratica andiamo in pratica allora Prima di tutto sappiamo che dove c'è il marcapunto è la parte dove non dobbiamo lavorare, non si deve proprio toccare questa parte qui. Io sono nell'angolino, vedete nell'angolino in alto. Ok, allora a questo punto io parto con le mie 3 catenelle. Vedete le 3 catenelle dove si posano? proprio nel centro di quello che prima era un angolo ma adesso non lo sarà più quindi le 3 catenelle sostituiscono la mia prima maglia alta giro il lavoro ok ora la prossima maglia alta la farò sulla maglia alta sottostante questa e quindi maglia alta e adesso, visto che siamo nella parte piena, una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Lavoriamo tutto il lato così e ci troviamo all'angolo. Ecco quindi, ho lavorato da dove siamo partiti insieme. Quindi, da questo lato qui. Tutta la parte compatta, ok adesso sono all'angolino. Mi è cascato il rotolino. Allora siamo nell'angolino quindi facciamo solo due maglie alte perché siamo nella parte compatta, vedete? Solo due maglie alte, 2 catenelle di separazione. Entriamo nello stesso spazio, e facciamo l'angolo, come sempre abbiamo fatto, però, in questo caso siamo negli scacchi. E quindi ci vogliono 3 maglie alte e poi formiamo la catenella entriamo nello spazio sottostante e lavoriamo come abbiamo fatto finora quindi 3 maglie alte nello spazio una catenella di separazione 3 maglie alte nello spazio Sottostante una catenella di separazione e andiamo avanti a fare tutti gli scacchi fino ad arrivare all'angolo opposto. Ho finito anche il lato sotto dei miei scacchi, vedete sono arrivata all'angolino, ho fatto già le mie tre maglie alte, le due catenelle e ora solo due maglie alte perché devo iniziare la maglie, le, la, il lato pieno. ok e quindi, come sapete, già farò una maglia alta su ogni maglia alta sottostante e continuo così fino ad arrivare all'angolo successivo, dove però non continuerò ma terminerò come vi mostro adesso. Praticamente arriviamo alla fine del terzo lato che stiamo lavorando adesso per allargare il nostro cardigan scacchi scaccomatto e allora vedete sono arrivata qui come vedete qui ho la spilla da balia ciò vuol dire che qui non devo lavorare ok quindi arrivata a questo angolino faccio la stessa cosa che ho fatto in partenza quindi Lavoro tutte le maglie alte, quindi una sopra ogni maglia alta, anche l'ultima, e nello spazietto che mi rimane questo, che dell'ex angolo chiamiamolo così, faccio la mia maglia alta, così pareggio. Ok, quindi io ripartirò con 3 catenelle e Farò tutto il lato come trovo così vado avanti, il lato pieno il lato sotto che a scacchi e il lato dell'altro lato pieno adesso ve lo faccio vedere un po' meglio, ma avevo qui ok vi faccio vedere meglio. Eh? Aspettatemi, stiamo lavorando la larghezza del nostro cardigan scacco matto. L'allarghezza, quindi solamente il petto, la schiena e la parte sotto, ok? La parte sotto. Andiamo avanti a lavorare, come vi ho mostrato l'inizio e la fine si fanno nel modo in cui vi ho mostrato. Andiamo avanti ad allargare il nostro cardigan per la misura che voi occorre. Ok, io sono già arrivata perché occorrono ovviamente due di queste parti, perché questa guardandola così diventa la metà sinistra o destra a seconda di e, e, e mi serve l'altra metà. Io ce l'ho già e vi mostro come sono andata avanti. Vedete, che questa è più ampia. Vedete, questa è più ampia di questa ok ho fatto cadere tutto e eh? nel frattempo <ride> io sono andata avanti allora qui c'è l'angolino dove ci siamo lasciate, lasciati noi sono andata avanti per 1 2 3 4 5 6 giri quindi per me sono bastati 6 giri magari eh, a te ne occorrono di meno, magari anche solo con tre giri arrivi alla metà del tuo corpo, ok? Il consiglio che vi do è il seguente. Per essere certi di arrivare alla metà corpo esatta prima di andare a chiudere insieme la manica e poi allungarlo, io vi consiglierei di fare entrambe le parti. Arrivare dove più o meno vi fermate non so parte 1 qui a me sembra che vada bene ecco come dimensione tenendo conto che poi davanti ci devo fare anche un bordino quindi io mi sono fermata a circa 21 centimetri di ampiezza ok mi fermo faccio anche l'altro con quei giri che vi ho detto prima anche sull'altra parte non stacco ancora il filo, lo unisco con del semplicemente del, delle spille da balia del, insomma quello che, che avete al momento in modo tale da poterlo unire in questo modo non cucendolo, ok, lo unite qui e lo provate quindi avendone due avete la certezza di aver ricavato esattamente la vostra taglia. Ok. Con uno soltanto sì, si può anche vedere, però mentre ci siamo, facciamoli tutti e due. Ok, quindi arriviamo a fare parte destra e parte sinistra, come io vi ho mostrato. Ci ritroviamo quando tutte abbiamo, tutti noi abbiamo fatto le due parti di scacco matto e andiamo a fare la lavorazione che chiuderà la manica fino al nostro scollo. Dopodiché penseremo ad allungarlo, perché per quanto mi riguarda non basta la lunghezza, quindi dobbiamo andare ad allungarlo per quanto mi riguarda, poi non so ecco se eh, magari ci sono delle persone che lo vogliono più cortino, ma perché no, oppure lo vogliono fare proprio proprio tipo eh, una giacca quindi molto più ampia. Tra l'altro, io lo sto facendo anche più spessotto. Eh. Più spessotto perché voglio farmi anche una giacca, solo per farvi vedere il risultato. O oh, tipo uno spolverino, lo volete fare tipo uno spolverino? Guardate che bellino anche così. È bello, è bello in tutti i modi secondo me. E questo me lo sto facendo, come notate. Vi verrà proprio una giacca da mettere proprio adesso. Se si decide di fare un pochino più bellino come tempo, ecco magari metterò prima questo, appena tolgo la mia giacca. E poi questi invece arriveranno poi dopo. Questi sono molto molto freschi. Quindi vi metto comunque i filati che di, della quale vi mostro, ve li metto proprio nel box informazioni che vuol dire proprio sotto il tutorial, ok? Li vedete proprio sotto. Voi basta che cliccate su quel link e vi portano al filato, sempre se sono ancora disponibili. Eh, perché. Eh, purtroppo con ice è così oggi c'è quel filato domani non lo so <ride> domani non lo so sono filati stupendi però non durano moltissimo a dire il vero eh? quindi prendete anche la, la, la quantità giusta ecco che vi serve per non rimanere poi senza quindi andiamo a lavorare facciamo le due parti eh, con la larghezza corpo che a noi interessa poi ci ritroviamo qui per fare la decorazione sulle spalle e braccia Benissimo, io sono arrivata alla mia metà corpo, quindi praticamente eh, dopo aver trovato, come avete visto, l'ampiezza del mio scalfo, sono andata avanti e ho allungato, sono andata avanti come vi ho mostrato e per, vediamo quante volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte. Quindi io sono andata avanti per 6 giri. Ok, quindi allunga allargando così il mio cardigan. Bene. Come vedete, abbiamo ancora la parte sopra che è quella delle maniche aperta. E questo è il momento in cui vi dico di provare le due parti perché voi avrete già tutte e due le parti. Aspettate che ora vi mostro. Ok, questo fa parte di questo. Avrete, avrete entrambe le parti Chissà perché ho sempre dei pezzi in più che crescono su, una, su questo banco di lavoro, è incredibile. Ok, avete le due parti, vedete, sono separate, ok? Quindi avete le due parti, provatela. Provatela, quindi per provarla è importantissimo questo passaggio perché dobbiamo chiudere la manica quando abbiamo già ricavato la metà del nostro corpo, ok? Quindi diciamo la larghezza del nostro corpo. Poi il bordo, eh, ok, lo faremo, quindi darà quei centimetri in più, però intanto arriviamo alla metà del nostro corpo con qualche centimetro in meno sul davanti, ok? Arrivati alla metà del nostro corpo, come faccio a provarlo? Io metterò, potete o imbastirla, quindi fate proprio un giro molto blando con ago e filo, altrimenti mettete dei, eh, delle spille da balia in più punti e anche sulle maniche perché non sono cucite e indossatela, indossatela per vedere, mi raccomando ragazze, indossatela per vedere se siete arrivati alla metà del vostro corpo. Diciamo che sul davanti tenetevi qualche centimetro perché faremo la bordura, non la lunghezza in questo caso non ci interessa la lunghezza perché la lungheremo dopo più che altro è la larghezza, ok. Voi l'avete provato, vi va bene. Allora, a questo punto, chiudiamo la nostra manica: in toto. Quindi, dal, dal nostro, eh, dalla nostra spalla alla fine della manica che in questo, in questo caso io terrò a tre quarti come vedete finirete sicuramente anche voi da questo lato quindi dal lato in cui eh, iniziamo poi finiamo sicuramente nello, st nello stesso punto quindi o di qua o di là non è importante ma è di qua che ci ritroveremo tutte abbiamo ancora il filo agganciato allora prendetelo in modo corretto cioè il la parte dietro combacia col dietro ok questo è il davanti i due di le parti dietro combaciano quindi il rovescio combacia e questa è la mia manica quello con lo scacco è la mia manica ok quindi io sto andando a cucire dalla spalla alla fine della mia manica e ovviamente ho scucito anche il punto e <ride> ho sbagliato l'uncinetto. Andiamo bene, allora recuperato l'uncinetto. Ora recuperiamo la maglia che ho perso, che è questa e pronti a partire con la chiusura della nostra spalla manica, ok, avete capito? Vero dove sono proprio nell'apertura sopra qui. E la parte avanti o dietro metà av eh, avanti o dietro metà quindi siamo qui e io chiudo la mia manica bene partiamo con entriamo nel corpo di questa maglia alta proprio qui senza andare in barca ok e facciamo una maglia bassa aspettate che qua c'è troppa roba poi non mi ok 4 catenelle. Prendiamo adesso la parte opposta. Questa è la nostra prima maglia alta. Entriamo nella terza, 1, 2 e 3, nella terza catenella della prima maglia, quindi in cima, e andiamo a fare una maglia bassa. Ok, 4 catenelle. Questa l'abbiamo lavorata, ora andiamo a lavorare il corpo di questa maglia alta, quindi quella subito dopo, qui con una maglia bassa 4 catenelle. Andiamo dalla parte opposta, quindi nel secondo buchino, e facciamo una maglia bassa 4 catenelle. Andiamo nel buchino opposto libero e facciamo la maglia bassa 4 catenelle. Il corrispettivo è di qua, quindi il primo buchino libero. Questo è lavorato e questo è libero. Lavoriamo a specchio eh? 3-4 catenelle. Maglia bassa nel buchino successivo e ad un certo punto lavoriamo così fino a adesso. Vi dico quanti centimetri dalla fine. Poi, l'importante non sono i centimetri che vi do io, ma l'importante è che le vostre due maniche siano chiuse esattamente nello stesso modo: non nello stesso mio modo. Ma le vostre due maniche devono essere identiche. Quindi, io, per esempio, dopo. Vediamo un po'. Ecco, vedete, ho messo qui. Eh, qui è stato il mio ultimo archetto da 4, poi sono passata a archetti da 3. Quindi ho fatto archetto da 4, eh, dunque, questo è l'ultimo archetto da 4. Qui sono archetti da 3, vedete? Sono più piccolini. Poi passo decisamente all'archetto da 2. E poi dall'archetto da 2 passo all'archetto da 1. Ok, ma a 1 sono praticamente... fammi vedere, fammi vedere. Non è vero vado ad archetti da due che poi adesso attenzione perché io vado poi no distinto di quindi vado avanti sì sì faccio così metto metto il blocco poi però lo devo fare identico capito <ride> quindi mi raccomando voi adesso potete farlo con tutti gli archetti da 4 da 4 catenelle come vi ho mostrato però se volete fare in modo che la manica si stringa dovete arrivare al punto che l'ultima e non ha catenelle quindi praticamente via ag ci agganciamo. Adesso andiamo avanti. Andiamo avanti così. Decidete voi dove stringere la manica, ok? Quindi io eh, vorrei farla così proprio perché si vede un pochino la il braccio, no? Quindi 1 2 3 4, però man mano che scendo vorrei anche stringerla. Quindi per ora la stringo così, poi dopo 3 4 avete visto, no? Come faccio, vado nel corpo della maglia alta e faccio la mia maglia bassa. E la stessa cosa dalla parte opposta. Devono essere ovviamente questa è già lavorato quindi la prossima volta lavorerò qui. 2, 3, 4. Adesso vado da questa parte e vado a sinistra. Sempre 4 catenelle. Due, 1, 2, 3, 4, vado a destra, ecco qui per esempio. Qui abbiamo eh, il nostro ex angolo. Vediamo cosa fa. Ecco l'importante: che fate le due parti uguali e vate la pesca, no? Se me lo ricordo dove l'ho fatta, ecco sulla prima, <ride> benissimo. Quindi io qui mi aggancio nella prima delle tre dell'angolo. Vedete, qui ci sono il gruppetto da tre, mi aggancio qui. L'importante è non tanto seguire a me, seguire me. Se, vol se volete seguire me, poi il prossimo, cioè l'altro braccio, l'altra manica, dovete farla esattamente come l'ho come fatta io. Ok, se seguite me, altrimenti se lo fate voi, 2, 3, 4, potete farlo non tanto bucato come come il mio, potete farlo ravvicinato. Ok, cioè se non vi piace così, con questa apertura potete fare meno catenelle anche solo una maglia alta una catenella sì non è vero una maglia bassa una catenella una maglia bassa dalla parte opposta anziché quattro, ne fate solo una ok oppure cucite decisamente il, i due lembi del, del della manica io invece voglio farla in questo modo e quindi qui l'ho messa sulla prima maglia alta del gruppetto da 3 dell'angolo e faccio la stessa cosa di qua ok quindi 1 2 3 4 a questo punto vado nello spazio 1 2 3 4 e vado nello spazio e qui andremo sempre nello spazio l'importante ripeto non è tanto 2 3 4 seguire me ma, ehm, ma fare le due parti identiche ok la una manica deve essere identica all'altra procediamo con questa chiusura molto bene con questa chiusura <ride> fino ad a qualche centimetro dalla fine poi vi mostro anzi andiamo avanti insieme così lo vediamo proprio del tutto quindi io sono ancora nelle 4 catenelle praticamente non vi ho mai lasciato 3 4 quindi entriamo nello scacco, 4 catenelle nello scacco opposto, 1, 2, 3, 4, andiamo qui, 1, 2, 3, 4, vedete dove? Ovviamente andiamo in quello libero, no? qui impegnato, andiamo in quello libero del lato opposto. Quindi 1, Praticamente voi potete, io sto continuando, eh, potete regolarvi in base alla dimensione del, del, della manica che avete fatto. Se vedete che diventa troppo ampia con queste 4 catenelle fatene 3, ok, eh, in base appunto. Ripeto a come avete voi realizzato la vostra manica 4. Quindi, con questo, diciamo, potete regolare 3-4 potete regolare la dimensione l'ampiezza o il diametro della vostra manica. O che non saltare i buchini perché altrimenti si vede 3-4 vi fa difetto più che altro, più che vedersi. Eh? 4. Ok, vediamo un po'. ho preso la misura dell'altro sono sette buchini dal settimo buchino in poi inizio a ridurre le catenelle quindi posso andare ancora avanti ripeto è importante non quante catenelle state facendo adesso ma l'importante è che siano le due maniche identiche ok, okay. mi dico che da sola Ci siamo quasi. Praticamente deciderete voi quando iniziare a diminuire. Quindi 1 2 3 4 sono qui, vado qui. Ok. Io adesso inizio a diminuire praticamente a contando anche il buchino dell'angolo 1 2 3 4 5 6 nella settima inizio a togliere una catenella quindi 1 2 e 3 anziché 4 3 vado dalla parte opposta 1 2 3 dalla parte opposta 1 2 3 dalla parte Opposta, ora controllo l'altra manica quante volte ho fatto, 3. Allora, 1 2 2 3 3 volte. E poi passo a 2. Quindi 1 2 3, perfetto e poi passo a 2. Quindi 1 2 Visto che voi avete fatto le due parti già Fate così potete iniziare a cucire in questo modo una manica Nel contempo cucite anche l'altra Così quando decidete di passare a tre o a 2 Lo fate in contemporanea e non, e non dovete contare come ho fatto io Ok Questo può essere No? Un aiutino Allora qui passo a 2 quindi 1 2 catenelle e poi continua nello stesso modo, no però ho ridotto 1 2 catenelle 1 2 maglia bassa 1 2 maglia bassa 1 2 maglia e vedete che non mi ricordo quando ho fatto poi le maglie una sola maglia alle ah, ultime due quindi andiamo avanti con due quindi 1 2 maglia bassa e qui inizio a fare una sola catenella maglia bassa una sola catenella entro qui maglia bassa non faccio più catenelle ecco l'unica cosa è alla fine non fate catenelle quindi una maglia bassa nell'angolino del della fine della nostra manica una maglia bassa nell'angolino della dalla parte opposta ecco qua adesso più o meno forse gli ultimi due punti non sono proprio identici però dai cioè non è, non è così grave ok un millimetro non si vede neanche e quindi cosa abbiamo? Partiamo, questa è la, la, la fine della nostra manica. Aspettate, ve la faccio vedere in modo così. Praticamente, questa è la parte che deve rimanere più eh, stretta. Ovviamente non è il mio polsino, eh. io vado su così. ok <ride> Quindi, però, è solo per farvi vedere. Qui eh, praticamente le, la serpentina a parte, questo la serpentina eh, diventa più, più stretta e qui invece la serpentina è più ampia. Vedete come l'effetto qual è? È questo che volevo, sia, ma che partisse questo già dalla spalla, ok? Quindi dalla spalla venisse giù in questo modo. E questo l'abbiamo fatto. Quindi abbiamo chiuso. Se non mi intripolo col braccialetto, abbiamo chiuso perfetto, ce l'ho fatta. <ride> Dicevo, abbiamo chiuso è perché io riesco a registrare. Ora vi confesso questo: riesco a registrare solo dopo che sono tornata dall'ufficio, ma prima di registrare non è che posso entrare in casa e mi metto a registrare. No, devo far da mangiare, quindi la cena. Devo mettere tutto a posto. Devo magari anche stirare se c'è da stirare <ride> ed eventualmente se riesco a trovare un attimo di tempo e non sono sfinita, mi metto a registrare. Ok? Ecco perché mi, mi impapero, perché in questo momento sono le 11.30, anzi <ride> non si può dire le 11.30, cioè voi vi rendete conto? E così, però lo faccio con tutto il cuore, quindi... Chi è arrivato a questo punto sa la motivazione di tutte le mie papere, che poi fanno anche parte di me, eh, queste papere. Attenzione, eh, non è tutta stanchezza. Eh. Adesso non copriamoci dietro la stanchezza. <ride> Dai ragazzi, allora abbiamo quindi cucito una manica. Benissimo, abbiamo cucito anche l'altra manica, che è questa. Io l'ho già fatta. Quindi le abbiamo tutte e due. Uno, e una, due adesso la metteremo sul manichino e vi mostrerò come sta venendo e cosa dobbiamo fare adesso. Ok, però questo lo farò domani mattina, anzi domani sera, magari con un po' di luce, visto e considerato che domani è domenica. Non è vero, domani è sabato. Benissimo, buonanotte. <ride> buonanotte. <ride> allora, eccoci qua. Qui serve qualcuno che vi dia una mano perché abbiamo bisogno di ricavare la scollatura dietro. Quindi, se avete il, un manichino, tanto meglio, voi lo mettete sul manichino e riuscite a capire dove volete la scollatura dietro. Okay. se non l'avete, dovete farvi aiutare, mettete una spilla da balia nel punto in cui vi va bene la vostra scollatura dietro, più o meno ampia. E poi va bene, bisognerà contare, tutte le maglie no? che ci sono, per esempio, non so, scegliete un lato, tutte le maglie che ci sono da questo punto in giù, che siano identiche da questo punto in su. Ok, quindi le due parti devono essere chiuse nello stesso punto. E quindi questo è quello che dovete fare ora, cioè cercare dove dove volete che ci sia la scollatura nella parte dietro del vostro cardigan io l'ho trovata adesso conterò quante maglie sono e partiremo insieme da questo punto per chiudere il nostro cardigan sul davanti ovviamente adesso non andiamo a fare niente poi dove, dobbiamo po prima andare ad allungare il nostro cardigan e dopo inizieremo la rifinitura totale Andiamo sul banco di lavoro a chiudere la parte dietro del nostro scaccomatto. Qua. Allora, questa è la mia parte del retro. Io ho contato le maglie alte da un lato, ho, ho definito 70, ho scelto uno dei due lati 70 e ovviamente l'altro lato sarà altrettanto di 70 maglie alte. Qui è il punto in cui ho deciso di fermarmi. Ora, per fare in modo che di poter fare eventuali aggiustamenti, io parto da sotto a chiudere, ok? In modo tale che io intanto cucio tutto il retro e quando arrivo qui, qui sopra, terrò fermo con il mio eh, fermapunto e lo provo ulteriormente. È importante questo passaggio perché. E questo è il modo per vedere se tutto va bene: se effettivamente è proprio questo lo, lo scollo che noi vogliamo, o se vogliamo salire un po' più su, o se vogliamo scendere. Ok, quindi partiamo la chiusura dagli angolini sotto in fondo col filo nuovo, sempre il nostro uncinetto 3 andiamo a bloccare il nostro filo come voi siete abituate rientriamo e facciamo una maglia bassa ora facciamo soltanto una catenella andiamo dalla parte opposta e facciamo una maglia bassa esattamente come la manica ma con una sola catenella quindi una catenella saltiamo una maglia nella seconda facciamo una maglia bassa una catenella andiamo dalla parte opposta saltiamo una maglia e nella maglia successiva una maglia bassa una catenella saltiamo una maglia in quella successiva una maglia bassa catenella saltiamo la maglia libera e questa è impegnata quindi saltiamo una maglia e una maglia bassa e via dicendo saltando sempre una maglia di base e una catenella prima di spostarsi occhio a non fare la doppia maglia nella maglia lavorata ok deve essere la maglia libera questa la salto e vado in quella successiva catenella questa la salto e vado nella successiva catenella questa la salto successiva ok E continuiamo così fino ad arrivare al nostro marcapunto o segnapunto. <ride> ok, procediamo così. Ecco qui sono arrivata alla fine. Questa è la cucitura che quando poi andiamo a stirarla, troveremo. A me piacciono tanto queste cuciture così, <ride> vedete? Fa anche proprio da decorazione. Ora andrò a provarla, vado a provarla e vedere se mi piace il, il tipo di scollatura, l'ampiezza della scollatura che ho scelto. Se non mi piace, vado avanti ancora un pochino o scendo un pochino più giù. Ok, e, ehm, ho scattato anche una foto da sola, me con retro del <ride> <ride> non so come com sia venuta questa foto però ecco, se reputo che sia abbastanza decente eh, la inserirò qui nel, nel tutorial per farvi vedere come è venuto lo scalfo dietro io l'ho provata, mi è piaciuta e quindi okay, sono circa 40 cm di eh, lunghezza ok? Dal, dalla fine del nostro cardigan fino al mio inizio scalfo del dietro Ok. Adesso io vado ad allungarlo. Eh, C'è da dire una cosa che non è obbligatorio allungarlo, quindi se per caso volete lasciarlo tipo bollerino, siete liberissime di lasciarlo proprio eh, come, come fosse appunto un bollerino, quindi più cortino. Se invece eh, volete allungarlo come me, ora vi mostro cosa dobbiamo andare a fare. Allora questo è lo scacco matto già finito. Quello che noi dobbiamo andare a fare innanzitutto è fare una linea retta, no? Quindi cercare di eh, essere piuttosto eh, precise e quindi inizieremo nel primo giro con due maglie alte e poi la catenella di separazione, nel giro successivo ci sarà una sola maglia alta. Nel giro successivo due maglie, una maglia, due maglie, una maglia, due maglie, si intervallano l'inizio e la fine con una, una maglia o due maglie. Ok, adesso ve lo metto in pratica e poi faremo questo bordino che a me è piaciuto tantissimo. Poi con questo filato, guardate, rimane veramente delizioso, direi veramente, guardate com'è. Veramente molto molto carino e molto leggero, ecco leggero, proprio leggero. Io pensavo fosse, desse l'idea eh, un pochino più spessa, no? Come filato, eh, visto e considerato che non è proprio il cotone mercerizzato che noi conosciamo, questo è un'altra cosa. Invece dà proprio il senso della leggerezza, guardate. È proprio leggerissimo. Lavorato anche questo con il 3. Ma veniamo al nostro scaccomatto in azzurro. Ok, allora partiamo innanzitutto dal, dalla parte sotto. No, perché dobbiamo andare ad allungarlo. Quindi prendiamo il mio capo che ho perso, potete partire dal dritto o dal rovescio. Io sto partendo dalla parte dritta. Voi vedete il rovescio, io qui ho la parte dritta. Ma è in influente, tanto faremo giri di andata e ritorno quindi non comporta nulla. Quindi io partirò dal centro del mio angolino sotto, ok? Qui siamo nella parte sotto del, del cardigan. E aggancio il mio filo. Prima cosa, agganciare il filo. Ok, fate. Io dico sempre: quando aggancio io, un aggancio un po' strano. Voi agganciatevi come. Meglio eh, credete, o come siete abituate, e facciamo 3 catenelle nello stesso spazio: quindi si parte il giro per allungarlo, per allungarlo con due maglie alte, poi una, poi due, poi una, ma intanto noi dobbiamo partire e lo facciamo con due maglie alte. Uno spazio, quindi una catenella di separazione e andiamo a fare il gruppetto da tre, semplicemente ora seguiamo il nostro schema uno spazio e il gruppetto da 3. Uno spazio gruppetto da 3. E andate avanti così. Per tutto il giro ma ci incontriamo proprio qui nella giunzione delle due parti per farvi vedere come fare proprio nel punto un pochino più critico qui allora sono arrivata aspettate che vi mostro vedete questa è una parte questa è l'altra parte questa è la giunzione che abbiamo fatto e questo lo notate e l'angolino che avevamo da questo lato io vado a fare un gruppo da tre maglie alte proprio all'interno di questo angolino vedete una catenella di separazione lascio tutta questa parte che è la parte centrale della dell'unione ok delle due parti vado a cercare il mio angolino che è qui Vedete, qua entro dentro e faccio il gruppetto da 3. Ok, quindi praticamente io ho saltato questa parte qui. Che era la parte che univa una parte all'altra, non l'ho lavorata. E adesso andiamo avanti come se nulla fosse. Tutti i nostri gruppetti da 3, fino alla fine del giro. Ok, arrivati alla fine del, vi, del sì del video. Va benissimo, alla fine del nostro giro andiamo nel nostro angolino e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto all'inizio. Io ho fatto qui, ovviamente, la mia catenella, ok. E poi entro nell'angolino finale e faccio due maglie alte ora giro il mio lavoro ok e farò però quando io ho già fatto le due maglie alte nel giro successivo ne faccio solo una ma per partire devo fare le catenelle, quindi la mia maglia alta è questa, ok? E poi cosa faccio? Una catenella e entro nello stesso spazio, qui, nello spazio successivo. No, 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 perdonatemi. Allora, facciamo, è vero, 3 catenelle che equivalgono alla prima maglia alta. Ok, però nessuna catenella di separazione quando facciamo una maglia alta nessuna catenella di separazione. Infatti, eravamo troppo vicini. Andiamo direttamente quindi, ho fatto 3 catenelle che equivalgono alla prima maglia alta. Ora vado nello spazio e faccio il mio gruppetto da 3, da 3 maglie alte ovviamente. Ok, è così che viene. Quindi due una, e tra questa maglia alta che poi faremo alla fine, e il nostro tris, non ci sono qui mezzo catenelle. Come abbiamo visto. Abbiamo fatto solo 3 catenelle più questo. Io adesso faccio tutto il giro, vi faccio vedere la fine per farvelo vedere con la maglia alta si parte invece con le 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta. Ok. Quindi andiamo avanti come normalmente facciamo, facendo tutti gruppetti da tre. Facciamo il nostro scacco, la catenella di separazione, che solo partendo con questa maglia non faremo, eh, ma ovviamente in tutto il resto si farà. E andiamo avanti così per tutto il giro. Ci troviamo alla fine del giro. Eccoci arrivati alla fine del secondo giro che serve per allungare il nostro cardigan. E come vedete, io sono dove ci sono, le, sono proprio sopra le due maglie alte non faccio nessuna catenella. Vado nell'ultima maglia alta, entro proprio nella testa della prima maglia alta. Prima da questa parte, eh? quindi se la, se la contiamo di qua è la seconda. Comunque diciamo l'ultima maglia alta e faccio la mia maglia alta. Ok, ora giro il mio lavoro e riprendo come il primo giro. Quindi dovrete intervallare il primo al secondo giro. Io parlo solo dell'inizio e della fine, ok quindi qui faremo le prime 3 catenelle per partire e poi dobbiamo fare il primo giro e eh? quindi abbiamo due maglie alte quindi nella stessa maglia alta di base facciamo le due maglie alte poi una catenella per spostarci e andiamo nello spazio a fare le nostre 3 maglie alte catenella ci spostiamo e facciamo le altre tre maglie alte e continuiamo così per tutto il giro allora vi ho mostrato come eh, proseguire vedrete che in questo modo vi verrà molto molto dritto dovete intervallare il primo giro con le due maglie alte iniziali al secondo giro questo è di nuovo il primo giro, poi ci sarà il secondo giro. Ovviamente tutto il resto rimane invariato, no? Noi dobbiamo fare gli scacchi che conosciamo molto molto bene. Quindi andiamo avanti così per allungare il nostro scacco matto e allungato questo, allungato il cardigan, andremo a rifinirlo tutto intorno. Tutto intorno. <ride> Come al solito, le papere non mancano mai. Andiamo ad allungarlo allora. Allora, io sono arrivata a fermarmi in quanto ho raggiunto la lunghezza che desideravo. Ho fatto, allora, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 giri in totale. Allora, e ho una lunghezza dallo scollo dietro di 48 centimetri vi mostro anche quello che ho già terminato perché potete farlo anche di misure differenti ovviamente no ecco per esempio questo qui è quello che ho già terminato perché eh, ve lo sto mostrando perché qui per esempio ho fatto meno giri quindi ho fatti solo 1 2 3 4 5 6 7 8 l'ho fatto un po più cortino e poi ho fatto un bordino che va tutto intorno che adesso inizieremo insieme di circa 4 centimetri quindi calcolate che ci saranno 4 centimetri e come vedete anche nello scollo no ci sono i 4 centimetri perché sono uguali ovviamente no si è da una perché giriamo poi tutto intorno quindi mh, dipenderà moltissimo da eh, da come lo volete lungo quindi andate avanti per i giri che a voi necessita chi lo vorrà corto chi lo vorrà più lungo ok ma torniamo a noi. Allora, quello che noi dobbiamo andare a fare adesso è proprio il nostro, il nostro bordo. Per eh, realizzare il bordo dobbiamo dargli una base, quindi cerchiamo di eh, uguagliare tutte le parti con delle maglie basse. Quindi è semplicissimo. Adesso lo iniziamo insieme e poi vi spiego come andare avanti. Potete partire. Eh, come volete, anzi, no. Partiamo nella parte dritta, ok? Quindi mettiamo il dritto del lavoro sul banco, ok? E lavoriamo dalla parte dritta verso di noi. Benissimo. Allora io parto subito dall'angolo perché avremo solo due angoli e dobbiamo eh, vi faccio vedere come lavorarvi questo angolo equivale all'altro angolo né più e né meno quello che noi andiamo a fare è innanzitutto agganciarci e vi faccio vedere eh, la parte dove vi troverete con i punti in questo in questo caso eh, vedete qui qui vi trovate con le maglie Alte, dritte nello stesso modo quindi partirò proprio di qua, così vi faccio vedere la differenza. Che altro per chi eh, non è molto pratica, ok. Quindi agganciamoci dove ci sono le maglie alte. Ecco, così partiamo tutte quante nello stesso punto, vedete? Nella, nella, nel punto quello compatto per intenderci. Non importa in quale punto del, del vostro cardigan, ma diciamo dove ci sono tutte le maglie alte. Quindi partiamo di qua e facciamo, agganciamo il nostro filo. Ok, e facciamo la prima maglia bassa. Bene, su ogni maglia alta noi andiamo a fare una maglia bassa. E fin qua quando vi troverete con le maglie alte farete una maglia bassa su ogni maglia alta e ok qui adesso abbiamo questo spazio dell'angolino e andiamo a fare una sola maglia bassa ecco adesso invece vedete il lavoro cambia perché qui è la lunghezza non l'abbiamo allungato io sono praticamente nella parte aperta del davanti Ok, io sto portandomi avanti questo filo. Quando vi trovate con la barretta della maglia alta, vedete questa barretta qui, voi andate a lavorare due maglie basse in questa barretta. Saltate l'unione, ok? E andate subito nella barretta opposta e fate due maglie alte. Quindi due maglie basse, perdonatemi. Quindi le maglie basse si lavoreranno proprio nella barretta. Questa barretta qui laterale e ne lavoriamo due per ogni barretta. Ok, proprio come sto facendo io in questo momento: quindi uno e due, poi andiamo nella successiva: uno e due, nella successiva. Vedete, c'è proprio il foro: no? uno e due. È andata avanti adesso. Non so quante volte voi eh, siete andati avanti ad allungare il vostro cardigan, magari meno di me o più di me. Quindi voi andate avanti a lavorare proprio nella barretta della maglia alta. Vedete? Due maglie basse, semplicemente uno, e due, uno, e due. Questa è l'ultima, 1 e 2. E adesso io devo girare, giusto? Quindi cosa andiamo a fare? Ho già fatto le mie due maglie basse, io adesso creo l'angolo facendo 2 catenelle. Sempre nello stesso spazio lavoro altre due maglie basse, quindi mi ritroverò adesso in questo modo. Questo angolo e sarà identico a quello che troverete dalla parte opposta che lavorerete proprio così quando invece vi troverete sugli scacchi come amo chiamarli io lavoreremo quello che troviamo quindi sulla maglia alta lavoreremo una maglia bassa le maglie alte sono 3 qui c'è una catenella quindi io lavoro una maglia bassa poi sulle maglie alte di nuovo 1 2 3 continua con la maglia bassa nello spazio e poi di nuovo una maglia bassa su ogni maglia alta e le maglie alte sono sempre tre non nel gruppetto poi di nuovo maglia bassa nello spazio e se ho detto maglia alta sappiate che è una maglia bassa eh, perché <ride> sono tutte maglie basse ok praticamente in questo modo adesso voi sapete come dovete lavorare le vostre maglie basse tutte intorno al nostro cardigan ok Nell'angolo sapete che dovete costruire l'angolo, quindi come lo costruisco? Con due maglie basse, due catenelle e due maglie basse, perché dobbiamo fare dei giri di sole maglie basse. Vi ho mostrato come lavorare la parte con la maglia alta che noi ci, ci siamo trovati qui, quindi noi troveremo il fianco della maglia alta. Vi ho appunto fatto vedere come si lavora la maglia bassa sul fianco della maglia alta e ovviamente con, quando vi trovate nelle maglie alte una maglia bassa su ogni maglia alta del giro sottostante. Quindi non ci rimane che andare avanti per un tot di giri di maglie basse ciò vuol dire che io per esempio nel cardigan già finito di giri ne ho fatti solo due. Vedete? Solo due. Però se volete fare 3 4 giri di maglie basse va benissimo, cioè fate tanti giri di maglie basse quanto più piace a voi. Ok. Io penso che ne farò solo due qui e ehm, o se ne farò di più lo vedrete. E adesso man mano che vado avanti vi faccio vedere quando ho terminato i giri di maglie basse tutte intorno ripeto quindi noi ci siamo ritrovati siamo partiti da diciamo da questa parte eh, diciamo lato destro no non è vero è il lato sinistro quindi dal lato sinistro faremo tutta la parte sotto tutte con maglie basse non ci sono assolutamente complicazioni perché ve lo ve l'ho mostrato farete l'angolo ripeto 2 maglie basse 2 catenelle 2 maglie basse nello stesso spazio qui lavorerete il laterale come vi ho mostrato quindi 2 maglie basse nella barretta della maglia alta saltate la giunzione e lavorate dentro questa barretta e poi vi troverete nel lato destro 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 ecco qui qui potreste voi magari in, incepparvi allora che poi che brutta parola incepparvi marina cioè qui ci sono 4 catenelle ok allora su queste 4 catenelle andiamo a lavorare 4 maglie basse poi lavoriamo quando abbiamo finito queste 4 maglie basse lavoriamo una maglia bassa proprio qui nella maglia bassa e poi saltate e andate a lavorare la maglia bassa sulla, sulla prima maglia alta che è questa: vedete la prima maglia alta. Quindi, dove abbiamo questa catenella, che è quella della spalla, lavoriamo quattro maglie basse, una maglia bassa proprio sulla maglia bassa. Questa è una maglia bassa, quindi quattro qui e una qui. E poi passiamo alla prima maglia alta del giro, una maglia alta su ogni maglia alta quindi ecco ho fatto bene a fare il giro insieme a voi, anche qui stessa cosa, nell'unione del, della schiena, abbiamo una maglia bassa qui e una decisamente qui. Questa non la lavoriamo perché altrimenti è troppo unito. Ok, quindi una qui e una qui. Questi sono i fori, vi sto solo facendo vedere dove potete trovare forse un po' di dubbi. Ok, quindi quando vi trovate, visto che l'unione della, della schiena è fatta con una catenella, una maglia bassa qui, una maglia bassa qui e poi riprendete le maglie alte. Ecco che ci ritroviamo di nuovo sulla giunzione dell'altra spalla. Quindi 4. E maglie basse, stiamo parlando sempre di maglie basse. Se Marina vi ha detto un'altra cosa, ricordate che sono tutte maglie basse: quindi 4 maglie basse sulla catenella una, catenella, una maglia bassa sulla maglia bassa e poi ripartite. Ripartite con tutte maglie basse, una su ogni maglia alta fino a congiungervi con la maglia con la prima che abbiamo fatto per ripartire una catenella una catenella e partite dopo aver fatto la catenella con una maglia bassa su ogni maglia bassa semplicemente così ok quindi andiamo a fare il giro di maglie basse e poi ci ritroviamo per i giri di maglie basse quanti ne volete voi? Io penso che ne farò due ma ve lo farò sapere io alla fine ho deciso di fare soltanto due giri di maglia bassa, vedete? Tutta intorno ho fatto due giri di maglia bassa. Adesso tagliamo il filo perché devo iniziare. Quindi taglio il filo nella posizione in cui erava, ero e, e che siete anche voi, ok? E lo bloccate perfetto adesso adesso partiamo da dietro quindi da dietro il nostro scollo ok quindi dove ci siamo proprio uniti ok adesso abbiamo i due giri di maglia alta nel mio caso voi ne avrete qualcuno in più siamo con la parte dritta verso di noi ok quindi io lavoro la parte dritta il rovescio è da questa parte, vado a collegarmi nel centro, più o meno eh, nel centro in una maglia bassa. Vedete, sono nello, nello scollo dietro. Eh, unisco il mio filo, ok. E faccio 3 maglie alte che sostituiscono la prima maglia alta più 2 catenelle di separazione ora filo sull'uncinetto entro nello stesso punto in cui ho fatto la mia prima maglia alta con le 3 catenelle e faccio una maglia alta adesso Saltiamo due maglie basse di base, quindi 1 e 2 e nella terza vado a fare la stessa cosa, quindi una maglia alta, 2 catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta. Salto di nuovo due maglie di base, due maglie basse, no di base. Nella terza di nuovo maglia alta 2 catenelle, rientro maglia alta. Salto 2 maglie di base nella terza maglia alta 2 catenelle, maglia alta e andiamo avanti così. Saltando due maglie di base e facendo una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta fino ad arrivare quasi all'angolo, perché vi dico quasi all'angolo? Perché ovviamente dovremo contare tutte le maglie basse che abbiamo per arrivare poi vicino all'angolo con le maglie giuste. No, però. Mh, Visto che eh, preferisco fare in questo modo, <ride> se volete contarle un multiplo di 2, chiedo scusa, un multiplo di 3, questo è eh? un multiplo di 3 e eh, potete fare contare un multiplo di 3, ma comunque sia, ci ritroveremo sempre a dover aggiustare, aggiustare e rubare maglie. Quindi io vi faccio vedere il mio metodo senza contare. E poi voi ovviamente deciderete come, come fare ok dobbiamo fare tutto il bordo in questo modo quindi saltando le due maglie di base andando nella terza e facendo una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta andiamo avanti così il più vicino possibile al bordo poi contiamo e vediamo se il siamo arrivati combinazione perché si tratta proprio di una pura combinazione nel punto giusto, oppure se dobbiamo aggiustare. Ok? Andiamo avanti il più vicino possibile al nostro angolo. Bene, sono quasi arrivata alla fine del giro e lo voglio fare insieme a voi. Vediamo un po' dove arriviamo. Voi sicuramente potete essere potete arrivare in modo differente da me ok però io adesso provo a farvi ah, combinazione io arrivo bene da questa parte allora provo a simulare situazioni differenti ok allora io sono arrivata vedete ho ancora due maglie basse e poi entrerò qui proprio qui e farò la mia maglia alta le due catenelle la mia maglia alta quindi, praticamente per questo giro il mio centro sarà composto esattamente come il resto, ok? Poi girerò: salto una e due nella terza. 1-2 e procedo in questo modo. Ok? E quindi il mio angolo e combinazione da questa parte, ripeto, è una combinazione. Sono arrivata proprio eh, con il numero delle maglie basse sottostanti preciso, ma supponiamo, facciamo finta che voi arrivate in modo, in modo differente, cioè voi arrivate per esempio qui dove eh, fate le vostre, la vostra ultima no, coppia. E poi ci sono tre maglie di base non va bene voi cosa fate rubate una maglia quindi anziché io su ho supposto che qui avevate due catenelle ok quindi ehm, voi calcolate una maglia bassa in più verso questa parte l'importante in poche parole è arrivare ad avere Sempre due maglie prima dell'angolo perché altrimenti vi si, eh, vi si gira l'angolo, ok? Adesso vorrei farvi. Vediamo se riesco a far. Facciamo finta che siamo qua. Ok. Aspettate, ve lo faccio vedere meglio in pratica, ve lo faccio vedere allora. Voi siete qui? 12 2, andiamo qui, due catenelle, ok. Supponiamo che arrivate in questo punto che. Okay? Questo è il nostro centro. E qui abbiamo 1 2 e 3 maglie di base non va bene allora io cosa faccio piuttosto mangio una maglia qui quindi anziché saltarne due ne salto 3 ok ne salto 3 e faccio in modo di avere due maglie di base qui non arrivate né troppo vicino né troppo lontano dovete rubare le maglie qui ma a quando arrivate a questo punto dovete avere solo due maglie, due maglie sottostanti da saltare okay? per poi poter andare nel vostro centro dell'angolo e fare come, appunto, vi ho detto. Ok, perché se io arrivo troppo, se lascio qui tre maglie di base, ovviamente mi si stringe l'angolo e non vi viene bene. Quindi l'importante non è tanto qui. Qui va bene, l'importante è arrivare verso l'angolo con solo due maglie qua in questo punto. Se ne avete solo una, allora dovete rubare da questa. Fate in modo di lasciare due maglie qui, ok? Se voi arrivate, per esempio, fatemi fare un'altra, se arrivate ad avere, quindi per avere una maglia io devo saltarne tre, ok? Facciamo finta di arrivare che avete una sola maglia? No, ok, così. E avete una sola maglia qui da saltare e non va bene perché altrimenti mi si arriccia. Allora cosa faccio? Torno indietro, ruberò una maglia e giusto che qui non la vedete bene. Aspettate. <ride> <ride> per per ehm, farvi vedere l'errore, come posso fare? Ecco, così 1, 2 e 3. Comunque, rubate una maglia alla maglia precedente perché io sono arrivata troppo, troppo bene. Magari riesco ad arrivare male dall'altra parte, no? Rubate una maglia o eh, ne lasciate un in più o un in meno semplicemente per avere le ultime due libere ok devono essere soltanto due maglie vicino all'angolo due maglie 1 2 e poi entrate nell'angolo e fate la stessa lavorazione non è cambiato nulla una maglia alta due catenelle e una maglia alta così spero sia chiaro questo punto Do dobbiamo girare bene perché poi dopo cambia ancora l'angolo quindi mi raccomando, seguitemi. Poi saltiamo 2, andiamo nella terza e continuiamo a lavorare nello stesso identico modo. Qui è molto importante, adesso siamo nella parte sotto, è molto importante avere numero 1 le. Ehm, Diciamo la distanza deve essere identica sia da una parte che dall'altra e se lo facciamo bene abbiamo la stessa identica distanza, ok? Ma eh, la cosa principale per me è l'angolo e l'angolo perché se non lo facciamo correttamente gira male. Poi per il resto è semplicissimo, avete visto. E continuate a seguirmi perché è vero che le vie rimangono uguali ma l'angolo cambia. Ora vado avanti più o meno verso la il prossimo angolo e poi vi riprendo così vediamo come arrivo. Ok, non è detto che ci arrivo in modo preciso. Ecco, sono arrivata all'altro angolo 1, 2 e 3. 1 2 e caspita, anche qui arrivo bene, ma ripeto è una combinazione. Nel caso a voi non tornasse il conto, sapete che come dovete fare e nell'angolino fate sempre una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Poi girate e proseguite. Quindi 1 2 e 3. Contato bene? 1 2 e 3 nella terza 1 2 Ok? E quindi l'angolino sta arrivando. Andiamo adesso a congiungerci con eh, l'inizio del giro. Bene, praticamente sono arrivata quasi a congiungermi, quindi lo voglio fare con voi e vi assicuro che non ho controllato se arriverò o meno con le giuste catenelle. Lo faremo insieme. Allora, uno, due. Sto continuando. Per raggiungere la V iniziale 12 2 ecco io praticamente guardate arrivo con una sola maglia vedete non, non ho due catenelle cioè scusate non ho una maglia bassa ok non ho due maglie basse ma ne ho solo una ok quindi io cosa faccio vediamo un po come com rimane vediamo eh? facciamo la prova dovrei averne due maglie basse sottostanti no invece ne ho una soltanto e io faccio finta di niente e faccio così oppure potrei visto che siamo nel retro anzi è quello che farò potrei fare un altro tipo di discorso allora faccio 1, 2 e 3 quindi vado nella quarta visto che ne ho solo uno vado qui quindi 1, 2, 3. Quindi faccio eh, passaggi da 3 e vediamo come mi rimane. Ma non male, non male, non male, perché poi alla fine mi vedere scusate ma ogni capo poi è diverso dall'altro io direi che invece va proprio bene così io direi che va bene così vediamo anche quello sul verde cosa ho fatto dietro allora sul verde ho fatto 1 2 al sì. No, qui invece sono andata proprio con il 2. Ma e lì andava bene, però io a me sembra qualcosa cosa vi sembra? Vedete? Secondo me può andare bene così. Secondo me gira bene così. Io lo lascio così. Voi vedete quando arrivate nella... Io sono praticamente nella parte dietro, ok? Questa è la schiena. Eh, io lo lascio in questo modo. Eh, vedete voi se vi piace far così oppure se volete piuttosto fare nell'altro modo. Allora vediamo uno, due, questo è andato nel terzo. quindi Continuare lo schema, no? 1-2. Andiamo qui nel terzo, 1-2. Andiamo nel terzo, vediamo come viene anche così. E queste sono le prove che dovete fare anche voi. E qui ne ho solo una, vedete tra questa e questa. Ne ho solo una. Se voi ne avete due, in questo contesto non, non vi interessa neanche. Ma. E meno bucato, lo lascerei così sapete come mi piacerebbe sentire una vostra un vostro consenso o no o dissenso, io però lo lascio così, sì, lo lascio così più unito e adesso andiamo a fare il secondo giro, il secondo giro delle vie, ovviamente, perché abbiamo già fatto i giri del. Della maglia bassa no per il bordo, allora come avete capito, dobbiamo continuare a fare queste V e quindi partiamo con 3 catenelle più 2 di separazione, rientriamo nella stessa V e facciamo la maglia alta e continuiamo così. Non cambia nulla, cambierà soltanto quando arriviamo all'angolo e di adesso vi lascio proseguo da sola e ci ritroviamo quando arriviamo all'angolo del nostro cardigan scacco matto allora abbiamo stiamo arrivando al nostro angolino quindi completiamo ancora questa una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta ora andiamo direttamente nell'angolino teniamo già un eh, segnapunto a portata di mano perché diventerà poi più facile per voi dopo quindi sono nell'angolino e faccio la stessa cosa quindi una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta ora però faccio 2 catenelle nello stesso spazio rifaccio di nuovo una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta Ok? Quindi adesso il segnapunto dividerà questi tre buchini. Nel buchino centrale io metterò il mio segnapunto perché è qui adesso il mio centro. Ok? E tutto questo è tutto l'angolo, però tenete il segnapunto nella parte centrale. Ok, quindi abbiamo fatto il nostro angolino. E adesso procediamo come abbiamo fatto finora quindi maglia alta 2 catenelle maglia alta nello stesso spazio ovviamente no e andiamo avanti così fino al prossimo angolino e nel prossimo angolo farete la stessa cosa che abbiamo fatto qui poi mi blocco solo un attimo ok quindi questo è il nostro angolino fate la stessa cosa nell'angolino che andiamo a che andrete a trovare alla fine della parte sotto ok quindi in questo angolo farete la stessa identica cosa quindi come abbiamo fatto lì e mettete il segnapunto proprio come vi ho mostrato poi andate avanti andate avanti vi ritroverete poi qui dove c'è un po' di aspirapolvere, <ride> vi ritroverete da dove siamo partiti. Ok, proprio qui vi congiungerete e ripartite come abbiamo fatto per ehm, anzi, lo facciamo ancora una volta insieme. Io vi volevo già riportare poi nel nostro angolo perché il diciamo la, la differenza sta proprio nell'angolo. Ok, quindi fate tutto il giro. Ci troviamo qui ancora una volta congiungeremo il giro insieme e poi andremo a vedere l'angolino. Allora, siamo arrivati alla fine del giro, quindi completiamo l'ultima V. E tutte le volte che arrivate alla fine del giro, dovete contare perché voi sapete che si parte, siamo partiti con le 3 catenelle più 2 di separazione. Quindi dovete contare la prima catenella la seconda e la terza, nella terza catenella puntate l'uncinetto, prendete il filo e lo fate passare nella solina maglia bassissima. La stessa cosa la fate per arrivare al centro della vostra V. Quindi partiamo dalla prima catenella e la facciamo passare dentro e entriamo proprio in quella centrale. Così e così siamo nel centro della nostra V e si riparte tutto da capo, quindi si riprende a fare 3 catenelle che equivalgono alla prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientriamo nuovamente e facciamo la nostra prima V e poi si prosegue. Quindi così adesso avete visto nuovamente come fare per ripartire con il vostro bordo. Andiamo a fare tutto il nostro bordo fino ad arrivare al nostro angolino e vi mostro cosa dobbiamo fare adesso. Benissimo, io con il mio terzo giro sono arrivata di nuovo all'angolo e quindi come vedete abbiamo messo proprio nel centro un segnapunto. Ok, quindi noi cosa facciamo adesso? Entriamo nel, eh, nella prima V, prima del mio segnapunto che mi dà il centro ok il centro del, del mio angolo ah, vado a fare ugualmente la mia maglia alta le due catenelle e la mia maglia alta ok quindi non è cambiato nulla ora però vado nella parte centrale dove ho il segnapunto e faccio la stessa cosa che ho fatto sotto quindi farò una maglia alta 2 catenelle, rientro e faccio una maglia alta e questa è la prima V separo la prima V dalla seconda quindi 2 catenelle, rientro di nuovo dentro, vedete, sono sempre dove c'è il segnapunto, e faccio di nuovo, maglia alta 2 catenelle e maglia alta. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa abbiamo fatto, dove avevamo messo il nostro segnapunto, ok? Quindi, adesso tolgo il mio segnapunto e vengo a farvi vedere. Ok. Qui era il nostro segnapunto. E ho fatto esattamente la stessa cosa che avevamo fatto sotto, quindi all'interno di questa V ho fatto una maglia alta 2 catenelle, una maglia alta che è una V, poi 2 catenelle di separazione e di nuovo una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta. Ora, per non confondermi nel giro successivo, divido le due coppie in questa maniera: così so che quando tornerò a fare il mio angolo farò la stessa cosa che vi ho mostrato qui, non cambierà assolutamente nulla per ogni giro che noi andiamo a fare e per ogni angolo che voi dovrete fare. Questo vale ovviamente sia per questo angolo che per quello del lato successivo. Quindi non mi rimane che dirvi che io continuo la mia lavorazione né più né meno di come vi ho mostrato, sapete fare gli angoli, sapete come unire, non vi rimane che decidere quanto sarà ampio il vostro bordo, ok? È una vostra decisione in base a come piace a voi. Io vado avanti a, eh, a completare il mio, la bordura. E del mio cardigan e poi passeremo a bordare anche la manica. Ora vi faccio vedere poi cosa ho deciso di fare. Mi sono fermata solo a tre giri, vedete, ho fatto solamente tre giri. Questo è il mio angolino, sempre se lo trovo eccolo qui: è il mio angolo. E come vedete, ho fatto poi un giro di pipolini. Adesso vi faccio vedere come ho fatto perché ero arrivata alla fine poi ho detto benissimo non ho registrato questa parte ma è facilissimo allora cosa facciamo ripartiamo con il giro nuovo semplicemente con maglie basse quindi io ho fatto ho pensato potete farne di più eh, di quelle che faccio io se non vi piace io faccio 3 maglie basse e poi sulla terza maglia bassa faccio 3 catenelle Entro sia in questa asolina che in quella sotto della maglia bassa e faccio una maglia bassissima. Poi vedete che sono qui, io vado nella prima disponibile e faccio una maglia bassa nello spazio qui, una maglia bassa, poi entro nella prima maglia alta, questa è la terza maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle. Rientro in queste due, vedete nei laterali. Allora io sono questa è la maglia bassa che ho fatto e queste le 3 catenelle. Entro in questa e questa parte. Vediamo un po' se riesco a fare. Ecco. Allora, questa è la maglia bassa, la terza. Queste le 3 catenelle con l'uncinetto scarico senza il filo sull'uncinetto. Devo fare una maglia bassa. Entrerò qui. Qui prendo il filo e faccio e lo faccio passare anche nella solina. Faccio praticamente una maglia bassissima e poi adesso io sono arrivata alla fine, quindi faccio uno. Non, non riesco a fare le tre catenelle, le tre maglie basse, ne farò solamente due. Non importa, va bene anche con due perché sono alla fine, vedete, mi congiungo con la prima maglia bassa facendo una maglia bassissima. A questo punto sono pronta a tagliare il mio filo. Taglio il filo, mi allargo e chiudo. Bene. E abbiamo così finito il giro. Aspettate che recupero tutti i fili del cardigan. Vedete? Della bordura del di scacco matto. Eccola qua. Adesso devo affrancare tutti i fili qui, siamo sulla spalla, vedete? Questa è tutta la bordura che ho fatto, poi ve lo faccio vedere proprio in grande, ma è molto bello, mi piace tantissimo. <ride> tanto, tanto, tanto. Ora, la manica: partiamo dal presupposto che se volete allungare la manica, semplicemente eh, dovete continuare la lavorazione no? Con giri di andata e vi fermate qui e proseguite. Quindi, che cosa succederà? Se voi dovete allungare la manica, i, le tre maglie alte le farete qui. Vedete dove abbiamo chiuso noi il, la nostra manica? Farete una maglia alta, due nel centro e tre proprio qui. Quindi praticamente potete fare anche così. Guardate. Questo è il giro. Aspettate che vi faccio vedere. Se volete allungarla, anzi, potete far così. Entrate nel eh, quello che era una volta l'angolo, bloccate il vostro filo e facciamo bloccate il vostro filo. Adesso l'ho bloccato anche malissimo, non importa. E proprio solo per farvi vedere come dovete ripartire, quindi 1, 2 e 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Poi andiamo nel centro, che è proprio la cucitura, andiamo a fare la seconda maglia alta e nell'altro angolino la terza maglia alta. Ok, quindi catenella, saltiamo queste tre e andiamo a fare la solita: il solito scacco e proseguite così tutto il giro. Quando arrivate da questa parte, ovviamente qui abbiamo il tris, no? Le tre maglie alte, catenella e vi agganciate, vi agganciate proprio qui sulla terza catenella di avvio con una maglia bassissima. L'abbiamo già fatto più volte. Poi tirate su 3 catenelle. Allora, aspettate, facciamo una bella cosa fatto tutto il giro così vi faccio vedere bene cosa dobbiamo fare. Allora, praticamente, vedete io mi se io mi aggancio qui. Ho fatto la catenella, mi aggancio qui 1, 2 e 3 nella terza catenella. Ok, così. E sono praticamente però facendo in questo modo. Vedete che io sono sopra queste tre maglie. Quindi, cosa faccio? Tolgo la catenella entro senza prendere il filo, anzi lo prendo, prendo il filo sull'uncinetto, conto 1, 2 e 3, chiudo tutto quanto insieme in modo tale da essere proprio al centro, vedete? Così sono nuovamente al centro, quindi tiro su 2 e 3 catenelle, 2 e 3 e poi salto dall'altra parte. così via ok quindi vi ho voluto fare tutto il giro per farvi vedere appunto come fare per allungarlo ora lo dobbiamo allargare supponiamo che volete allargare la manica semplicemente cambiate il numero dell'uncinetto dal 3 se state usando il 3 passate al 3 e mezzo se lo volete allargare ancora di più dal 3 e mezzo poi passerete al 4, quando lo decidete voi in base a come aumenta semplicemente eh, semplicemente a quel punto cambiate il tipo di uncinetto. Se non volete cambiare l'uncinetto perché non vi va che non vi va Ecco, allora a questo punto dobbiamo forzatamente aumentare le catenelle tra un tris e l'altro. Quindi, momentaneamente noi, cioè fino adesso abbiamo sempre fatto una catenella tra un tris e l'altro. Se non volete cambiare il numero di uncinetto e volete mantenere lo stesso che avete usato finora, allora a questo punto iniziate ad aumentare le catenelle tra un tris e l'altro. Quindi, anziché una, metteremo due catenelle. Magari fate la prima volta, fate due catenelle, una catenella, due catenelle, una catenella e via dicendo. Ok, e poi da lì man mano aumenterete sempre. Quindi, magari fate due catenelle per due volte e una catenella per una volta. Quindi, aumentate gradualmente in questo modo, piano piano la manica si allarga. Stessa identica cosa se la vogliamo stringere. Ovviamente dobbiamo cambiare il numero di uncinetto riducendo l'uncinetto, non aumentando, ma riducendo, quindi dal 3 io passerei al 2 e mezzo e dopo un X passerei al 2. Ok? Quindi in base all'uncinetto che state utilizzando scendete. Se invece preferite non cambiare l'uncinetto a questo punto, non vi rimane che togliere una maglia. Quindi Anziché avere un gruppo da 3, avremo un gruppo da 2 e un gruppo da 3, un gruppo da 2 e un gruppo da 3. E poi nel, nel giro dopo faremo solo, cioè quindi nel giro dopo faremo due gruppi da 2 e uno da 3 e via dicendo. In questo modo noi riduciamo gradualmente il numero dei giri. Oppure potrete evitare la catenella io mh, non la eviterei la catenella perché il bello è proprio avere uno scacco, no? Se io eh, tolgo la catenella non fa più l'effetto di prima, quindi preferisco magari togliere una maglia alta alternando una maglia alta quindi due due maglie alte a tre maglie alte magari facciamolo molto gradualmente, magari il primo giro anziché toglierlo uno sì e uno no Togliamone, eh, che ne so, uh, facciamo uno da due maglie alte e due da tre. Ok, andiamo magari gradualmente. Perché non si veda troppo il. Poi, man mano provate, provate a vedere se vi piace più in un modo o nell'altro. Tornando invece a me a quello che ho fatto io, io ho preferito fare la manica a tre quarti. Così, faccio vedere anche dove l'unione qui la manica a tre quarti ho fatto semplicemente un giro di maglie di non è vero ne ho fatti due giri di maglie basse e l'abbiamo già visto insieme e il giro di V <ride> come le chiamo io quindi maglia alta 2 catenelle maglia alta e ho semplicemente fatto giri di andata Ovviamente poi mi sono mi fermavo. Vedete, quando qui sono partita, ho fatto il giro, sono arrivata, ho chiuso il giro, sono passata di qua in questa maglia. Vedete qui in questa maglia, ho tirato sulle 3 catenelle più due di separazione ma l'abbiamo già visto l'abbiamo già visto proprio nel nel giro del del, del bordo eh, del nostro cardigan ok quindi semplicemente qui non ci sono angoli dobbiamo solo fare giri in tondo chiudendo il giro tutte le volte che arriviamo all'inizio giro ok qui siamo partiti con 3 catenelle qui arriviamo con la nostra v e mi aggancio con una maglia bassissima il punto piopolini ve l'ho fatto vedere adesso non mi rimane che finire il mio cardigan affrancare tutti i fili e decidere che se eventualmente voglio mettere dei bottoncini voi cosa farete li metterete i bottoncini oppure no <ride> a vostra, vostra decisione allora, ho pensato di eh, riutilizzare dei vecchi bottoni di io quando ho del, delle camicie da buttare recupero tutto quello che si può, no? Allora, e eh, farò dei bottoncini, vediamo, mi, non mi dispiace ecco, fare dei bottoncini. Quindi, cosa faccio? Eh, faccio sempre un cerchio magico e poi all'interno del cerchio magico farò uno. Anzi quello non la calcolo, faccio otto maglie basse. 2 3 4 5 6 7 e 8. Allora, tenete conto di una cosa: eh, io sto utilizzando per lavorare il cardigan numero 3, qui sto utilizzando il numero 2 proprio perché lo voglio fare molto, molto fitto. Ok, quindi io ho tirato il filo, quello dietro, ora cosa faccio? Mi vado ad agganciare nella prima delle otto maglie basse. Cerco di portarmi anche il filo, quello centrale dietro, così lo blocco. Ora lo posso anche mollare. Ok, ora dove mi sono fermata farò una catenella, rientro nello stesso punto e faccio una maglia bassa e vale 1 nella seguente una maglia bassa e sono due tre quattro cinque 6 Me ne manca una che è qua e faccio l'ottava. Ok, adesso mi congiungo a lavorare con uncinetto micro micro e tirare così tanto è incredibile. Allora mi congiungo con la prima che è qui. E la passo dentro con la maglia bassissima e ovviamente avendo fatto le stesse maglie lui eh, si contorce un po no perché dice insomma non mi hai allargato neanche un pochino ma io non voglio allargarti <ride> quindi tiro su di nuovo una catenella rientro nello stesso punto e vado a fare di nuovo 8 maglie basse quindi questa è una 2 3 4 5 6 7 e 8 Mi congiungo con la prima che non è questa, ma è questa e stringo attenzione a non rompere il filo eh, quando stringete ma dovete piano piano stringere benissimo abbiamo la nostra cupoletta visto che il bottoncino è piccolo sto usando questa non è una tecnica eh, cioè, lo sto facendo io così perché normalmente si va ad aumentare poi a chiudere no invece ho un, bot un bottoncino talmente piccolino che proprio allora inserisco dentro il mio bottoncino. Perfetto. Quindi ho fatto due, due giri da 8, 8 eh, maglie basse 8 8 e 8, sono tre giri da 8. A questo punto mi serve semplicemente stringerlo un pochino io adesso faccio una cosa che non vedrete mai perché è uno scempio, però io lo faccio. <ride> Aspettate, eh, vediamo un po'. Devo solamente chiudere. Ecco così. Adesso ah. chiudo in questo modo solo così. Lo chiudo solo così perché poi devo andarlo a cucire. Quindi mi lascio un po' di filo in questo modo. Quindi a me interessa che il bottone resti dentro e con tre giri, guardate, senza fare né calcoli né niente, tre giri con otto maglie basse, io ho fatto il mio bottoncino. Avete visto in che modo rude ho chiuso, <ride> praticamente facendo passare il filo dall'altra parte, ho chiuso e ho fatto il bottoncino come interessava a me, perché questo è troppo grande, facendo gli aumenti mi viene troppo grande, io invece lo volevo piccolino. Quindi questo è il sistema per avere il nostro piccolo bottoncino che poi inserisco, vedete qui che mi scompare anche, guardate che caruccio che è, lo inserisco qui ed è lo stesso che mi passerà in qualsiasi buchino, vedete? Rimarrà poi così, io lo trovo delizioso. Adesso ne faccio un po', poi deciderò quanti e quali mettere ovviamente quando lo cucio lui rimarrà poi fisso no perché cucendolo ci sono i due buchi anzi qui ne ho quattro addirittura quindi cucendolo o lo cucio facendo passare sopra e sotto adesso vediamo in che modo lo voglio cucire io altrimenti semplicemente cucitelo in questo modo facendo solamente aggancio dietro se vi piace così a me francamente piace molto così con questa griglia qui sopra, vedete? Vedete? Quindi non so. Io penso che questo lo utilizzerò per bloccarlo qui, ma vediamo, eh, non è detto nulla perché io cambio poi dal giorno alla notte. Adesso ne faccio, faccio gli altri bottoncini, ed eccola finita. Io sono deliziata, mi credete? Allora, praticamente, ora vi mostro. Ho realizzato poi soltanto tre bottoncini. Come vedete scompaiono scompaiono proprio no alla fine del eh, quando lo, lo agganciate scompaiono volendo potreste farne anche di più questa è la decorazione che abbiamo fatto insieme <ride> mi piace tantissimo allora la cosa che ho fatto che eh, non vi ho mostrato è questo allora la manica che abbiamo fatto insieme io semplicemente ho fatto con un col tricottino e trovate il tutorial nel mio canale ho fatto questo cordoncino e glielo messo su leggermente per arricciare leggermente la manica vedete io qui ho il gomito quindi lo arriccia leggermente ma non è obbligatorio eh? non è obbligatorio la manica è venuta perfetta e, beh, poi mi sono fatta anche la collanina. Vabbè, questo è un altro discorso. E trovate sempre il tutorial eh, nel mio canale. Vedete anche dall'altra parte, ovviamente. Ah, ragazzi, cosa, cosa vi posso dire? Che è venuto veramente, veramente bene. Questo scacco matto mi ha rapita <ride> un'altra volta. Mi ha rapita davvero, 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 davvero. Quindi, niente, io sono felice di avervi, di avervi accompagnate mano a mano fino a questo punto. Praticamente ogni passaggio è stato fatto insieme a voi. E quindi, a questo punto, se siete arrivati qui, vuol dire che anche voi avete il vostro scacco matto. Al prossimo tutorial e grazie per avermi guardata eh, seguita eh, per aver creato scaccomato anche con me e se non siete registrati al mio canale mi raccomando registratevi al mio, al mio canale aiutatemi a crescere a presto